avanti, numero 8. Questa è una grandissima storia del World Wide Web, White Web ai tempi dei social. Allora, questo è Guido Crosetto che scrive un tweet sul caso Palamara. C'è Palamara da Vespa, cittadino normale politico, sarebbero probabilmente o un politico in carcere. Ingiustamente, lui è totalmente libero, giustamente, essendo un magistrato, ha anche la possibilità di andare in TV a difendersi. Questa è la fotografia più chiara della casta vera. Questo è un tweet di Guido Crosetto sul caso Palamara, la TV, l'uso della TV, eccetera, eccetera. Se non che all'improvviso risponde Hulk Hogan, eccolo là, non so se si può inquadrare tra James Brown e Billie Eilish. Hulk Hogan dice sorry my brother, HH Hulk Hogan, cioè, capito Michele? Hulk Hogan risponde a Guido Crosetto. HH in tutto il mondo è Hitler, quindi io pensavo perché gli è stato disegnato. Lo so, lui sempre è Hulk Hogan, poi magari chissà che voleva dire, però insomma noi prendiamo per buone le sue, le iniziali. La notizia è che comunque Hulk Hogan risponde a Crosetto sul caso Palamara, che è un caso che prende da vicino Hulk Hogan da sempre. Crosetto risponde come se fosse la cosa più normale del mondo e dice what a pleasure bros, capito pure un po' di slang, gli dà you're always the best, big friend, sei sempre il migliore, grande amico, take care, stati buono, GC, che vuol dire Giuseppe Conte, mi dovevi dire adesso, che vuol dire Guido Crosetto. Capito? Una grandissima, e basta sapere che erano amici i Crosetto e Hulk Hogan. Non rispondeva a lei, dice qualcuno che va insomma a fare un po' il precisino, ma a chiarire anche, perché il dubbio viene. Lui fa, lo so, ma perché non risponde? Gli apine, mi risponde Hulk Hogan. Io sono una persona educata, non è che perché Hulk Hogan non gli rispondo. E diventa subito notizia, ADN Kronos, Hulk Hogan risponde a Crosetto, mistero su Twitter. Perché è avvenuto ciò? Era un altro mistero. Colpa mia, scrive Emanuele Poli, mi hanno spiegato di essere un giornalista che si occupa di wrestling, non lo so, potrei dire una cosa sbagliata, ma insomma sta da quelle parti. Comunque ha rapporti con Hulk Hogan, perché è colpa sua? Perché un paio di giorni fa Hulk mi aveva bloccato per sbaglio, capito Marco? Per sbaglio. L'ho contattato per fargli notare l'errore, cioè Emanuele Poli scrive ad Hulk Hogan, quindi, pure lamentandosi un po', dice Hulk, chi te credi d'essere? Cioè, ma hai bloccato perché? Quindi mi ha sbloccato, capito Hulk? Chissà quanto è grosso Emanuele Poli, verrebbe da chiedersi. Mi ha sbloccato e per scusarsi ha scelto di rispondere a un post di Crosetto che avevo retweetato sulla mia bacheca. E Crosetto ha retweetato a sua volta, capito? Quanti giri fan tweet? Cioè, poi fa capire perché Poli aveva retweetato Crosetto. Comunque, Francesco dice, quanto non scusarti, hai creato un capolavoro. Perché effettivamente è un grande scontro. Comunque lui anche ha il fisico da wrestler. Effettivamente è andato a prendere uno che ha la stazza forse pure più grossa di Hulk Hogan. Eccoli qua, confronta Hulk Hogan, il fratello di Crosetto. E ancora, ecco qua, Guido Crosetto e Hulk Hogan litigano sulla gestione mediatica del caso Palamara Atlanta 1998. Eccolo qua. E andiamo avanti col prossimo punto di classifica, numero 7.